Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale YouTube. Ti auguro una nuova giornata attiva e divertente per il tuo programma. Cosa segnaleranno oggi i segnali? Oggi è martedì 29 giugno 2021. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Sensibili e perspicaci anche senza parole. Con la luna nel segno per buona parte della giornata la perspicacia aumenta a dismisura, drizzate le antenne leggendo nel cuore altrui, ma non fate resistenza nemmeno nell'aprire il vostro. Con gli altri, in primo luogo il partner, il dialogo fluisce frizzante e leggero, sollecitati da Marte e Venere all'opposizione, volete far chiarezza e con la complicità di Mercurio ci riuscite, eliminando malintesi alla radice. Altalena finanziaria a causa delle vostre mani boccate, esagerate facendo doni stratosferici a una persona che nemmeno li gradisce. L'amore sposa finalmente la pace e la serenità e tutto procederà per il meglio e sotto i migliori auspici. Sarete più attenti alle esigenze del partner e saprete attirare l'attenzione del vostro partner. I single troveranno davvero la possibilità che sbocci prestissimo un nuovo grande amore che sapranno elettrizzare la persona desiderata, riceverete una proposta interessante, tuttavia non dite subito di sì ma pensate bene prima di prendere una decisione definitiva. Sulla scorta della vostra esperienza sarete chiamati a uno sforzo per accettare una nuova situazione che si prospetta in amore, se non siete proprio di quelli chiusi alle novità cercate di farne tesoro. Le stelle proteggono tutte le collaborazioni. Serata piacevolissima. La luna ti renderà vispo e allegro. Regalate un buon libro e leggi, stasera. Molto bene la regolarizzazione dei rapporti con amici e colleghi. Oggi qualcuno di loro potrebbe meravigliarvi con manifestazioni di affetto e simpatia fuori della norma. Buone notizie in arrivo, in particolare per i nati di martedì. Posta ed email in arrivo e non è esclusa qualche telefonata da persone che non sentivate da tempo e che vi farà piacere sentire. Organizzate la serata in modo da stare in compagnia. Ottime prospettive in amore per i nati di sabato mattina, avrete concrete possibilità di fare colpo sulla persona desiderata. Gli altri faticheranno un po' a mettere ordine nella propria giornata e soprattutto nella propria vita. Preparatela a cambiamenti, insolite esperienze, nuove sensazioni. Intuito. Creatività. Nuove idee. Saggezza. Professionalità. Grinta. Una persona vorrà chiarire con te alcuni aspetti di una situazione che si è creata tra di voi, prendete tempo e cercate di non essere impulsivi. Oggi potreste aver bisogno di tutta la vostra abilità nello sfruttare delle situazioni a voi favorevoli che Giove porterà nella vostra giornata. Marte si esprime oggi in tutta la sua potenza, attenti a non litigare con qualcuno per eccesso di nervosismo. Se state pensando di investire, troverete qualcuno che vi consiglierà su come muovervi nel mondo della finanza. Soprattutto in mattinata, che negli ultimi tempi rappresenta per voi il periodo più proficuo del giorno, dovrete mostrare il meglio e convincere quante più persone potete ad appoggiare un vostro progetto. Siate pronti in questa giornata ad abbattere un muro tra voi e una persona che sta cercando in tutti i modi di stabilire un contatto con voi. Periodo eccellente in amore. Filo dei moti planetari con qualche piccola nube passeggera. A contrastarvi c'è Urano dal segno nemico amatissimo del Toro cui si somma il team Venere, Marte in Leone, specie se siete nati in gennaio. È possibile vediate abbassarsi questa giornata, il livello delle vostre capacità reattive e la soglia dell'attenzione su quel che accade attorno a voi. Anche la vitalità potrebbe temporaneamente subire un calo e farvi sentire svuotati. Niente di grave, per la verità, solo perturbazioni passeggere che non incrinano un cielo per voi abbastanza radioso. Questa che si apre è una settimana davvero piatta e con poche emozioni. Cercate di mantenere la calma, se non volete litigare inutilmente con chi vi circonda. Sul piano economico avete bisogno di più soldi, ma attenzione perché ultimamente avete speso troppi soldi. Siate prudenti. Attenzione alle tensioni, cari Acquario, soprattutto con qualche nato sotto il segno dello Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle non premiano gli azzardi ma aiutano chi ha voglia di impegnarsi di più. Se pensate che non vi siano persone che vi comprendono e che vi capiscono,
Allora dovete semplicemente guardarvi meglio intorno. La vostra sintonia dipende esclusivamente dal vostro non volervi mettere a confronto. Se continuerete a pensare di avere ragione sempre e comunque, allora non vi potrete lamentare di non ottenere mai sostegno e calore. Siete voi ad allontanare chi prova ad avvicinarsi. Potrebbe essere un inizio settimana super, con la luna nel vostro segno che lo vivacizza con incontri e novità bomba, peccato che Saturno nel segno e Marte e Venere all'opposizione, in combutta con il vostro astro guida Urano in quadratura vi creino qualche complicanza sul piano della comunicazione personale e professionale, seminando malintesi e qualche discussione fuori luogo. Premio di consolazione gelato, patatine e cocktail goduriosi, coloratissimi, fruttati e alcolici, anche se inizialmente non sembra. Piacciono a Giove nella vostra seconda casa e alla luna pomeridiana che lo accompagna, ma poi non lagnatevi se vi gira la testa e la pancia non è più piatta. Amore ed Eros, se il partner ha ferito inavvertitamente la vostra sensibilità, conviene chiarire subito con un discorso semplice e diretto, evitate allusioni e non detti ma peggio ancora frecciate trasversali lanciate da altri, susciterebbero solo putiferio. Le vostre manie quotidiane iniziano a stancare il partner. Meglio fare un'autoanalisi e comprendere i vostri difetti. Evitate di soffocarlo e stressarlo scaricandogli addosso i vostri timori infondati. È la luna nel vostro segno a ristabilire la situazione generale della giornata migliorando la condizione affettiva. Il pianeta sensibile, ricettivo e femminile dello zodiaco transita infatti ancora per buona parte della giornata nel vostro segno. L'espansione delle emozioni, la capacità di lanciarsi in conquiste che avranno l'appoggio della fortuna, appare altamente probabile. Chi è in una coppia stabile vede arrivare una bella intesa che coinvolge mente e sensi, cuore e ragione. Lavoro e denaro, le trattative in corso reclamano tutta la vostra sensibilità, l'interlocutore non è facile come sembrava di primo acchito, in più eventi inattesi possono interferire con accordi presi in precedenza, ma non è il caso di temere l'imprevisto, il cambiamento sarà a vostro favore. Potrete concentrarvi meglio sulle vostre mansioni, se riuscirete ad allontanare l'ansia e la fretta, nemiche assolute di un lavoro ben fatto. Qualcuno dall'alto però dovrà alleggerire i carichi. C'è chi in ufficio ne sa, solo temporaneamente, badate, più di voi, se avete appena iniziato una nuova mansione e appartenete alla seconda decade. Rassegnatevi a questa realtà, per ora. In futuro sarete in grado di affermarvi ed emergere dando prova della vostra bravura. Benessere, a parte l'insonnia per i primi caldi, il fisico tiene. Prudenza raccomandata però al volante e in bici, per una banale distrazione rischiate una caduta. Amuleto protettivo, una agata portata a contatto della pelle. La forma fisica è smagliante, siete scattanti e concentrati. Anche l'umore è al top. Unico consiglio. A tavola cerca di evitare gli eccessi e bevete tanto, almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Per lei, se desiderate un pupo e state insieme da tempo, affrontate l'argomento mettendolo all'ordine del giorno. Per lui, inutile tentare di razionalizzare, facendole fusa lei vi manipola come un burattino. Colore delle emozioni, ciclamino. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.